Inizi a chiederti se non ci sia qualcosa di sbagliato nel mondo. Lo fai ogni volta che la cattiveria predomina sulla ragione. Ogni volta che tutto sembra andare storto. Lo fai ogni volta che controvaglia ti leva nel sorriso. Inizi a chiederti se non ci sia qualcosa di cattivo nel mondo. Quando lungo il cammino incroci un'ingiustizia e lei si allontana a testa alta, con le mani in tasca, senza nemmeno degnarti di uno sguardo. In quei momenti ti chiedi se non ci sia qualcosa di incredibilmente scorretto. Maria, dovrei leggere. Sta a tenere storto? Ah, sì, scusa. Ma che è? Insomma, questo si gira e mi fa... è buonissimo, questo... questo è senso violento in formato cereale. E a quel punto siamo scoppiati a ridere perché, sai, come ti trattieni? Cioè, ma come ti trattieni in generale? Quello ogni volta che apre bocca ne spara una. Ma guarda, è veramente forte. È figo. Scusa, posso chiedere una cortesia? Avresti venuto di sta porcheria? Non ti piace? Insomma, mica tanto. Ma che roba è? Country, senti che ritmo, che allegria. No, allegria. Ma tu lo sai che sei l'unica al mondo che ancora c'ha il giradisco, sai sì? Lo sai sì, questo? Lo tolgo. Brava. C'è questa ragazza tanto carina, però antica, eh? A me piace. Grazie. Senti, ti ho raccontato il sogno che ho fatto l'altra notte? Quello di te che ti guardi allo specchio e scopri che ti stai stempiando? No. Perché quella è la vita vera. No, far serio. Dai, quello che correvo per casa. No. Vabbè, te lo racconto. Pensavo che te l'avevo raccontato. Vabbè, allora stavo... Parla di me. Dai, fammi parlare. Sta buono. Ho capito, allora, parla di me. Allora, stavo a casa di nonna, no? Nella cameretta mia. Vabbè, quella che una volta era la cameretta mia. E allora mi stavo a fare la doccia e poi ho sta cosa in testa che ti devo dire assolutamente. Quindi esco fuori dalla doccia, attraverso tutta quanta la stanza, apro la porta... poi a un certo punto mi infilo al volo un paio di box perché non è che uno si fa la doccia vestito. Allora, attraverso il corridoio, c'ho tutti i capelli bagnati, ero tutto zuppero. E... aspetta un attimo. Allora, a un certo punto attraverso tutto quanto il corridoio, ero tutto bagnato, corro. Arrivo davanti alla porta della camera tua, aspetta un attimo, apro la porta, tu stai lì che mi guardi, manco mi fai dia. Che ti metti a cuore pure te. Oh, non mi ha fatto di manco una parola. Sì, già sapevo che mi avresti rotto le palle. E io rimango spiazzato, no? Poi c'ho sta cosa che te devo dire assolutamente. Allora me te metto a cuore appresso. Un'altra volta sopra il corridoio. Ma te vedi come correvi io? Parevi un missile, cioè una cosa proprio... Io non ho mai visto correre uno così. Parevi Mennea. Facevo fatica a starti appresso. Sì. Mamma mia, un'altra volta sta... Mamma mia, rottura dei coglioni. Allora, a un certo punto, corri giù per le scale, no? C'è la porta del portone, apro... Mamma mia, ma che è oggi? Pronto? Pronto, Gianlu? Eh no, che sto a finire... Eh no, Gianlu, no, non posso oggi perché devo stare con mio nipote. Sì, Gianlu, però oggi non posso... Oh, ma guarda che coincidenza, sì... lo sai che te stavo per chiamare pure io, sì. Eh sì, pure noi volevamo andare a giocare a carcetto, ci mancava un quinto, una bella pippa, e allora ho pensato di chiamarti. No, poi si è aggiunto Mino qui del bar. Vero, Mi? Sì. No, certo, ti avrei chiamato pure se si è aggiunto Mino. Ma che c'entra la riserva? Vabbè, dai, te chiamo dopo. Ciao. Mamma mia, che piattola che è questa, è una piattola. Ma ti ricordi quando diceva mozzarella invece di mozzarella? Dice, insomma, infatti, infermiere, banga. Senti, dove ero rimasto? Senti, come sta? Un po' si è ripreso? Ma insomma. Cioè, uguale a 2 settimane fa. Preciso. Poraccio, ci credo. Cioè, ha trovato la moglie, ha letto con un altro. Ma quale altro? Un'altra? Che non sarebbe manco male, solo che questo è peggio di un uomo, pare un giocatore di rugby. Aspetta, con un'altra? Ah, sì, un'altra. Che stai a dire? Un'altra donna? Sì. No. Sì, un'altra, sì. E chi è questa?
Fa insegnante yoga. No, vabbè. Sì, che ridi? No. Fa l'insegnante di Pacto Training. Una roba del genere. Cioè... L'insegnante di yoga. Senti, dove ero rimasto? Vabbè, però, poraccio, ci credo che non si è ripreso. Cioè, non è che capita tutti i giorni di... No. Ho capito, però, a una certa ti mette l'anima in pace. È questo, tutti i giorni vado al bar, a discoteca o shopping. Cioè, non ci vado manco con tu zia a fare shopping? Vado con lui. Oppure il carcetto, il ristorante, lui sempre triste, depresso. Oh, io non ce la faccio sta a pressare uno così, eh. Che ne so, già che a carcetto lui in mezzo vabbè, a campo, però, un po' di triste. Pure te. Non gliela passi la palla uno triste. Ho capito, però magari lui ce l'avrebbe con te. Ma uno gliela passa la palla uno. Vabbè, però devi avere un po' di pazienza, scusa. Capita di passare dei periodi di incertezza, di sconforto, no? Cose che ci succedono, problemi che ci sormontano e che ci cambiano. Poi, per carità, il tempo passa e ti rendi conto che insomma ci si può convivere. Però, anzi, a volte capisci che certi inconvenienti sono stati quasi provvidenziali. Perché ti hanno fatto vedere le cose da un altro punto di vista che altrimenti non avresti mai notato. Però ci vuole tempo e pazienza. Oh, questo è quello che penso io, eh. Lo sai che mi parevi? Una canzone country. Sì, mi parevi uno spot per una casa di riposo. No. Dai, ti prego, fammi finire sto racconto, sto sogno che forse raccontato sta diventando incubo. Dove ero rimasto? Anche zia sei iscritta a yoga, vero? Che fa lo spiritoso? Certo. Stai a fare lo spiritoso? Dai, scusa, allora stavo scendendo giù per le scale. Bravo, esatto, bravissimo. Tu scendevi giù per le scale. Allora apri il portone, esci fuori e te metti a correre pure per strada. Però a un certo punto tu te fermi perché io ti acchiappo e mi metto lì davanti a te. Aspetta, scusa, non ero velocissimo. Però il sogno è mio e io ti acchiappo uguale. Ho capito, non puoi fare come te pare, però. Sì, faccio come te pare, sì. Allora, quando t'ho acchiappato... Sei sempre in mutande. Una volta che t'ho acchiappato... Sto lì, io te guardo. Tu mi guardi. C'è un stofio da qua, no? Io ti sto per dire sta cosa importantissima. Tu stai lì che aspetti che io ti dico sta cosa. E sul più bello... Oh, mi sono dimenticato quello che te volevo dire. No. Sì. E finisce così? Sì, finisce così. Cioè, tutto sto casino non mi hai detto niente. Mi sono svegliato, non mi ricordo. Quindi sei da ricovero? Oh, mi sono svegliato. Oh, ma se era un sogno normale mica avevo raccontato. Stai. Ma che stai a dire? Se era un sogno normale... Cioè, io ti sto a raccontare una cosa intimissima, una cosa personale, voi due ridete. Ma io non vi racconto più niente. Che ridi? Sì, ho capito, ma tu l'hai rincorso per tutta Roma per dirgli una cosa e poi ti sei scordato cosa. Ho capito, ma se lui non si fosse messo a correre... Ah, ma sa magari, che è colpa mia. Magari me lo sarei ricordato, ah, ma no? È colpa mia, hai capito? Sì, è colpa tua. È colpa mia. È colpa tua. Ma se il sogno è tuo, che c'entro io? Vabbè, due caffè americani, eh? Ecco, meglio. Sta bella ciofeca di caffè. Insomma, correvo, eh? Mi parevi Bolt, l'uomo più veloce del mondo. Bolt, no Bolt. Bolt. Deve essere stato figo. Correre, intendo. No, sopravvalutato. Tipo i Beatles? No, più come la Torre Eiffel. Perché? Sopravvalutata? Sì, perché tutti ne parlano con questo entusiasmo, poi quando la vedi davvero pare un traliccio dell'Enel. Cioè, bello grosso, intendiamo, cioè, però vuoi mettere con il Colosseo? Cioè, guarda, a sto punto è meglio pure il fumo dell'Euro. La Gioconda? Che c'entra? È un'altra cosa sopravvalutata. Sti francesi non ci piacciono proprio, eh? No. Anche perché ce l'hanno rubata. Ma che, davvero? Cioè, se siamo fatti in culo la Gioconda? Già. Senti, che volevamo fare? Ma io andrei al cinema, che dici? Costosone? Sì. Vabbè, andiamo al cinema. Inizi a chiederti se non ci sia qualcosa di sbagliato nel mondo. Lo fai perché ti senti spaventato e inerme. Però dopo un primo sguardo disattento, dopo aver pianto e inveito contro la vita e le costrizioni che ci impone, guardando meglio, ti accorgi che non stavi guardando per niente. Ed è lì che capisci. Se cambiamo per un attimo il nostro punto di vista, se prendiamo le cose per quello che veramente sono,
la vita torna a sorriderci. Se ribaltiamo per un attimo il nostro punto di vista, ci accorgiamo che non è il mondo ad essere estremamente storto, ma siamo noi. E se cambiamo punto di vista, forse lo possiamo aggiustare.